Benvenuti, ascoltatori, in questo quarto appuntamento di Passi del Viaggio. Oggi condividerò con voi alcune delle mie esperienze più formative vissute durante il periodo in cui ho abitato in un tempio, Hare Krishna. Questo tempo ha lasciato un'impronta indelebile nella mia vita, insegnandomi lezioni preziose sulla comunità, la spiritualità e la disciplina. Ascoltaci in diretta su K-Radio. Emozioni e forti vibrazioni. K-Radio è sempre con te. Vivere in un tempio Hare Krishna è un'esperienza unica, profondamente immersiva e spirituale. Il tempio non era solo un luogo di culto, ma una comunità vivente e respirante che seguiva rigorosamente le antiche scritture vediche. La giornata iniziava presto al mattino con il Mangalarti, il primo rito della giornata, seguito da sessioni di canto del mantra Hare Krishna e meditazione. Una delle lezioni più importanti che ho appreso è l'importanza del seva o servizio disinteressato. Ogni attività, dal cucinare al pulire, era vista come un'offerta a Krishna. Questo approccio ha trasformato anche le attività quotidiane più banali in atti spirituali, insegnandomi il valore del lavoro come forma di meditazione e dedizione. La convivenza con i devoti offriva costantemente opportunità di apprendere l'umiltà e la pazienza. I rapporti, talvolta difficili, erano sempre intrisi di una ricerca comune di crescita spirituale, facendo del tempio un crogiolo di trasformazione personale e collettiva. Le discussioni serali su testi come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam erano momenti di profonda connessione e riflessione che mi hanno permesso di approfondire la mia comprensione delle scritture e di me stesso. Radio Yoga Network @gmail.com. Thank you.
Vivere in un tempio Hare Krishna mi ha insegnato che la spiritualità non è disgiunta dalla vita quotidiana, ma è tessuta strettamente in ogni suo aspetto. Le lezioni apprese in quegli anni continuano a influenzare profondamente la mia pratica spirituale e il mio modo di vivere. Attraverso questo episodio spero di aver condiviso con voi un pezzo di quel mondo, invitandovi a riflettere su come i principi del Bhakti Yoga possano essere integrati nella nostra vita. Grazie per aver ascoltato e vi invito a unirvi a me nel prossimo episodio per continuare questo viaggio spirituale insieme. Namaste.